Tre cose belle da trovare, custodire, condividere e consegnare a sua volta quando verrà il momento. Ecco tre cose belle per cui mettersi in cammino e cercare. Luigi Infante, Sara Battinelli e Alessandro Piro sono nell'ordine i tre vincitori del premio della Festa 2008 di Tam Tam Brasile e del suo concorso letterario collegato. Luigi, quali sono queste tre cose belle? Allora, per me è stato lo sguardo di un bambino, una passeggiata in bicicletta e un gesto solidale verso una vecchietta. Questo sguardo del bambino a che cosa lo riconduce? A quando ero piccolo io e a quando i miei genitori mi erano a fianco e c'era il mio sorriso nei loro occhi. E per te, Sara, quali sono le tre cose belle? Allora, la mia è una storia di una madre che analizza la sua vita dall'alto, in quanto non c'è più, e lei vuole lasciare ai suoi figli tre cose belle, ovvero il sorriso, la mente e gli occhi. Il sorriso, appunto, un sorriso che sa affrontare mille difficoltà, che sa spendere più di tutti. Gli occhi, occhi puri che non ripudiano, non escludono. E la mente, quella mente che fa sempre intraprendere la strada più giusta, anche se molto difficoltosa. Le cose belle, come l'hai interpretata invece tu? Io le tre cose belle le ho interpretate come l'amore che una moglie ha per il proprio marito, che in futuro sarà appunto mio figlio. Poi per le sfide che esso dovrà affrontare durante tutto il corso della sua strada. E infine la cosa più che contiene tutto quello che ho scritto sarebbe la vita, che nella vita può succedere di tutto. Ci sono sia cose tristi e belle che cose tristi, ma soprattutto ci sta la bellezza. La bellezza che si può trovare nei confronti di una risorsa di una persona, ma soprattutto nei confronti di tutto quello che ci circonda. Much more than this. She was so sick of believing lies and trying.